Un'altra cosa su cui metteremo attenzione, che a volte sembra semplice o banale, ma è il luogo dove noi stiamo raccontando. Innanzitutto ricordiamoci, per una buona narrazione dobbiamo essere in un luogo dove non ci sono interferenze esterne, quindi silenzioso, non rumoroso, dove non passano personaggi esterni che possono distrarre l'attenzione che noi abbiamo creato con il nostro pubblico, piccolo o grande che sia. È importante anche la distanza in cui noi ci mettiamo, ad esempio, verso il pubblico. Un pubblico che è vicino, un pubblico che è lontano, ci permette, ci obbliga a dover modulare la voce in modalità differenti. Più sono vicini, meglio è per noi, perché ci permette di non spingere con la voce e di usare anche la voce con dei toni più sottili che a volte servono ad attirare l'attenzione del pubblico. Che sia luminoso, quel tanto che serve, e che il pubblico sia sicuramente in una posizione comoda, perché un pubblico comodo si siede e ascolta, un pubblico scomodo si muove, si agita, si distrae e distrae anche quelli che attorno a sé. Quindi piccoli segreti che però ci permettono già di partire al meglio per quello che è poi la nostra fase di racconto.